Benvenuti e bentrovati alla settima edizione del Festival Mimesis. Il titolo di quest'anno è Immagine e Storia. La scorsa settimana si è tenuta la seconda edizione del premio Udine Filosofia. Abbiamo premiato Luciano Floridi per il miglior libro di filosofia del 2020, Il Verde e il Blu è il titolo del libro di Luciano Floridi. Abbiamo premiato anche Didi Huberman, premio internazionale Udine Filosofia. Con queste e con molte altre iniziative, Udine da anni si è affermata come punto di riferimento per la filosofia. Molte le iniziative in città, grazie anche a Vicino Lontano, in particolare grazie all'attività di Beatrice Bonato dell'Associazione SFI, Società Filosofica Italiana, sezione Friuli Venezia Giulia. Ma soprattutto grazie alle iniziative dell'Ateneo Friulano, di cui faccio parte, assieme al mio collega Daniele Morandi, che è il nostro relatore di oggi, uno dei più importanti archeologi italiani. Quest'anno ha vinto uno dei premi più rilevanti al mondo per l'archeologia per le sue scoperte, 10 rilievi rupestri assiri nel Kurdistan iracheno. L'Ateneo di Udine sostiene questo festival fin dalla prima edizione e con particolare convinzione questo ciclo di incontri dedicati alle scuole e al cosiddetto orientamento in uscita. La filosofia la trovate all'interno del DIUM, Dipartimento di Eccellenza di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Chiedo alla regia se può mandare il video di presentazione del nostro dipartimento. Che cos'è l'archeologia? Ne parliamo con Daniele Morandi, uno dei più importanti archeologi italiani. Daniele Morandi è professore ordinario di archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente Antico all'Università di Udine, ha diretto campagne di scavo e ricognizione archeologica in Siria, Yemen e Iraq. È stato direttore della missione archeologica dell'Università di Udine in Siria e co-direttore della missione archeologica italiana nel deserto di Palmira. Dirige la missione archeologica italiana nel Kurdistan iracheno. Parte della sua attività è dedicata alla documentazione, protezione e valorizzazione del patrimonio culturale minacciato in Siria e Iraq. Moltissime le sue pubblicazioni a livello nazionale, ma soprattutto sul piano internazionale. Lascio la parola al mio illustre collega Daniele Morandi. Se ci sono domande, scriveteci, così alla fine dell'intervento di Daniele le possiamo commentare assieme. Era prevista una seconda relazione del professor Zannini, che purtroppo per motivi di salute non potrà essere qui con noi oggi. Daniele, lascio a te la parola e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca, grazie a te per questo invito e buongiorno a tutti i ragazzi, buongiorno a tutti i docenti che li accompagnano oggi in questa cavalcata, spero, assieme a voi, attraverso l'archeologia e la storia nei secoli. Come ha detto il mio collega, professor Taddeo, io sono un archeologo e sono un archeologo, perché anche l'archeologia ha le sue specializzazioni, come ogni disciplina, sono un archeologo che lavora nel Medio Oriente, cioè in tutta quella grande regione che va sostanzialmente dall'Altipiani dell'Iran fino al Mediterraneo, passando attraverso l'Iraq, la Turchia, la Siria, il Libano, la Palestina e arrivando quasi alle porte dell'Egitto. Vi vorrei raccontare che cos'è l'archeologia secondo me, cosa fa di questa disciplina, di questa scienza, una scienza straordinariamente affascinante. E naturalmente va da sé che ogni archeologo vi darebbe una risposta diversa. Io vi do quindi quelle che io credo siano le risposte così più adatte per definire l'archeologia all'inizio del terzo millennio. Archeologia che ormai non è più quella scienza un po' polverosa, un po' noiosa forse, no? Che molti di noi hanno in mente, che si occupava di mettere in fila oggetti, manufatti, strumenti di pietra che vengono dalla preistoria più profonda, o di analizzare stilisticamente statue di imperatori romani che poi alla fine sembrano a noi tutti molto simili l'una all'altra. È una disciplina invece che è diventata una disciplina viva, è una disciplina che secondo me è affascinante essenzialmente per tre ragioni fondamentali. Prima di tutto perché l'archeologia oggi è quella che io chiamo una scienza del futuro, cioè è una disciplina rivoluzionaria proprio dal punto di vista della filosofia e della scienza, perché si pone nell'esatto punto di intersezione di saperi diversi, dei saperi umanistici e dei saperi invece scientifici. Quindi è una disciplina che sta a cavallo fra le scienze dure e invece la ricerca di tipo umanistico. Quindi una disciplina, scusate il gioco di parole, estremamente multidisciplinare e interdisciplinare, all'interno della quale dialogano saperi diversi. In una moderna missione archeologica, come la nostra missione archeologica in Iraq, ma tutte le missioni archeologiche al giorno d'oggi si avvalgono della collaborazione degli specialisti più diversi, per cui voi in una missione archeologica oggi troverete non soltanto archeologi, architetti, restauratori, fotografi, disegnatori, ma troverete anche geologi, troverete geomorfologi, troverete climatologi, troverete botanici, zoologi che si occupano di studiare appunto tutti i diversi tipi di reperti, dai semi, dai pollini delle piante antiche, dalle ossa degli animali, le ossa degli esseri umani, per costruire un quadro veramente a tutto tondo e a far parlare in maniera plastica e completa anche i reperti più umili, concorrendo in questo modo a dare una ricostruzione veramente completa della vita, dell'organizzazione sociale, economica e culturale delle comunità antiche. Ma l'archeologia, secondo me, è una disciplina straordinariamente affascinante anche per altre due ragioni. Quello dell'archeologo è un lavoro speculativo, naturalmente, ma anche, questo forse sfugge all'attenzione dei più, è anche un lavoro manuale, un lavoro che si fa con le mani. Si fa con le mani e si fa molto spesso con strumentazioni tecnologiche sofisticatissime, ma anche con gli strumenti proprio più umili e più tradizionali. L'archeologo scava con la pala, con il piccone, usa la cariola, usa la cazzuola. Strumenti quindi estremamente poveri e con le sue mani crea che cosa? Ricostruisce e ricrea la vita dell'antichità. Quindi è una disciplina, l'archeologia, che coniuga in maniera, trovo io almeno, estremamente armoniosa le due diverse attitudini dell'uomo, quella alla riflessione teorica e l'attitudine all'azione pratica. E infine, l'archeologia, secondo me, è una disciplina che compone il dissidio che esiste in ciascuno di noi fra identità da un lato e alterità
dall'altro. Nella natura di tutti noi c'è la tendenza a identificarci immediatamente con ciò che noi conosciamo e mostrare invece distacco, timore nei confronti di ciò che invece è ignoto. Vi faccio un esempio. Se prendiamo una di quelle che secondo me sia per i credenti sia per i non credenti è una delle pagine più alte della predicazione di Cristo, cioè il discorso, famoso discorso della montagna, il discorso delle beatitudini che tutti voi sicuramente conoscete, no? Vi ricordate? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati gli afflitti perché saranno consolati, beati i miti perché erediteranno la terra, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, per noi è facile identificarci in questo e riconoscerci in questa predicazione così alta, condividendola a prescindere dal fatto che siamo credenti o che non siamo credenti. Questi stessi discorsi, questi stessi concetti sono stati espressi con parole molto simili già qualche secolo prima da un grande monaco, uomo di religione, uomo di filosofia, uomo di spiritualità, che è appunto il Buddha, un monaco fondatore del buddismo che, come forse tutti sapete, è vissuto a cavallo tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Ecco, quando il Buddha dice le cose che Gesù stesso dirà poi nel discorso delle beatitudini, noi siamo naturalmente portati a sentirlo vicino, a identificarci con lui, a sentirlo in qualche modo nostro, appartenente alla nostra cultura. Per il resto, però, nella sua predicazione noi tendiamo a percepire il Buddha come diverso, come altro, fra virgolette, e tendiamo quindi a non identificarci nella sua immagine. Ecco, l'archeologia, secondo me, è una disciplina che si confronta quotidianamente, ma veramente quotidianamente, proprio con la disturbante alterità di uomini che provengono dalle profondità della storia più remote. Che cosa pensava un uomo neandertaliano 50, 60, 80 mila anni fa? Quali erano i pensieri che attraversavano la mente degli primi uomini sapiens che dipingevano attorno a 30, 20 mila anni prima di noi le pareti delle caverne, delle grotte della Dordogna, ma anche dell'Italia, come del vicino Oriente? Cosa pensava, quali erano i sentimenti di un uomo dell'età del bronzo di 5.000 anni fa o anche di 1.000 anni fa? Quindi quello che sto cercando di dirvi è che l'archeologia moderna non è soltanto ricerca scientifica, ma è anche in qualche modo un'utilissima ginnastica spirituale in questi tempi che, come tutti voi sapete, sono tempi caratterizzati da un aspro, da un asprissimo conflitto identitario. E in questo senso l'archeologia ci richiama costantemente al valore che io considero veramente un valore supremo, è quello cioè della diversità culturale. Il valore della diversità culturale, che è un valore così alto alla base, o che dovrebbe essere alla base del nostro vivere comune, tanto che l'UNESCO nel novembre del 2001, in una conferenza generale a Parigi, ha promulgato una dichiarazione universale a difesa della diversità culturale. Permettetemi di leggere il primo articolo di questa dichiarazione universale sull'importanza della diversità culturale, intesa proprio come patrimonio, no? Che deve essere alla base del nostro vivere comune. La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna nell'unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l'umanità. Quindi le comunità umane sono uniche e nello stesso tempo plurali, sono uniche e nello stesso tempo diverse. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso è il patrimonio comune dell'umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presente e future. E ancora nell'articolo 2,
questa dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO così dice: nelle nostre società sempre più differenziate è essenziale assicurare un'interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Quindi la diversità culturale può, se noi la sapremo veramente proteggere, difendere e valorizzare, diventare appunto la base, no, del pluralismo culturale sulla quale la nostra società si dovrebbero basare. E in questo senso l'archeologia è una disciplina che ci educa proprio a comprendere e valorizzare la diversità culturale, proprio perché ha a che fare quotidianamente, come vi dicevo prima, con l'alterità di uomini che provengono dagli abissi più profondi della storia. Però l'archeologia moderna è anche molto altro, è anche prima di tutto cooperazione internazionale, è protezione, conservazione, valorizzazione di un patrimonio culturale dell'umanità diverso, plurale, di importanza cruciale per il nostro vivere comune, ma che è, come forse voi sapete, ormai sempre più minacciato. Minacciato da che cosa? Minacciato da guerre, minacciato dal terrorismo fondamentalista, no? Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini delle distruzioni, per esempio di Palmira, no? Dove la nostra missione archeologica ha lavorato per anni da parte dell'ISIS, le esplosioni terribili che hanno distrutto i più importanti monumenti di Siria e Iraq. Ma è un patrimonio culturale che è minacciato, però, attenzione, non soltanto dal terrorismo fondamentalista o dalle guerre, è minacciato anche dal vandalismo, dalla stupidità dell'uomo, è minacciato dall'incuria, è minacciato dal cambiamento climatico. Quindi l'archeologia è tutto questo, molte cose, come vedete, assieme, soprattutto uno strumento, un'utile ginnastica spirituale, come vi dicevo prima, per porre proprio il valore della diversità culturale e della pluralità delle culture, che va salvaguardato allo stesso modo in cui va salvaguardata la biodiversità della natura alla base del nostro vivere comune e associato. E adesso, se mi permettete, vorrei farvi vedere, soprattutto così per alleggerire anche la nostra chiacchierata di oggi, vorrei farvi vedere alcune immagini. Condivido lo schermo e, ahimè, non vedo il PowerPoint. Vediamo, eccolo qui, sì. Ecco qua. Voi dovreste vedere le immagini che vi sto facendo vedere, se magari dalla regia vi danno soltanto una conferma che il PowerPoint è visibile. Si vede bene. Si vede bene, benissimo, grazie. E vorrei farvi vedere alcune immagini che illustrano un po' le scoperte più importanti, più straordinarie che la nostra missione archeologica dell'Università di Udine, nel Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, ha compiuto in circa quasi 30 anni di attività, soprattutto in due paesi del Medio Oriente, la Siria e l'Iraq, dove attualmente siamo attivi, dopo aver lavorato però, almeno io personalmente, per quasi 25 anni, cioè una vita intera, in Siria, questo almeno fino allo scoppio della terribile guerra che nel marzo del 2011 ha così sancito in qualche modo lo sprofondare di questo straordinario paese così vicino a noi, sull'altra sponda del Mediterraneo, come vedete da questa immagine, nel baratro di una guerra civile fra le più sanguinose e crudeli degli ultimi secoli. La nostra missione archeologica ha lavorato per molti anni in questo sito archeologico, che ha il nome moderno, contemporaneo di Mishrefe, che anticamente si chiamava Katna, una delle grandi capitali della Siria del secondo millennio a.C., una capitale regionale che aveva contatti da un lato con l'Egitto dei faraoni, del Medio e del Nuovo Regno, dall'altro lato con le grandi potenze
della Mesopotamia del nord e del sud, con la Babilonia e con, anche con il grande impero degli Ittiti, che sorgeva appunto nel cuore dell'altipiano anatolico, nell'odierna Turchia. Ecco, noi abbiamo lavorato lì per molti anni, dal 1999 appunto fino allo scoppio della guerra in Siria del 2011, assieme a colleghi siriani e ai colleghi della Università tedesca di Tubinga, quindi vedete, archeologia e anche, e prima di tutto, cooperazione internazionale. Il sito è un sito di dimensioni straordinarie, una delle capitali più imponenti dell'antichità, un sito fortificato, come vedete, a pianta quadrata, i cui lati sono lunghi più di un chilometro, quindi 110 ettari di dimensioni, grande più, tanto per darvi un'idea, più grande del centro storico della città di Udine. Ecco, e in questo sito le ricerche interdisciplinari di cui vi parlavo prima ci hanno consentito di ricostruire in maniera multidisciplinare, con l'aiuto di paleobotanici, di palinologi che hanno studiato i fossili, di geomorfologi, di antropologi fisici, di archeozoologi che hanno studiato le ossa degli animali trovati nei nostri scavi archeologici, ci hanno consentito di capire com'era la Katna nel terzo e nel secondo millennio avanti Cristo, che sono i periodi di maggior fioritura di questo centro urbano. Abbiamo capito quindi, per esempio, che Katra, che oggi, come vedete, si presenta come un enorme sito a pianta quadrata di un chilometro e cento per un chilometro e cento di lato, era originariamente nel terzo millennio avanti Cristo, attorno al 2500-2400 avanti Cristo, in realtà un molto più piccolo sito a pianta circolare di circa 15-20 ettari, non di più, che sorgeva sulla sponda di un lago, lago del quale oggi, come vedete da questa immagine, non c'è più traccia. Il lago si trovava qui, quindi è un paleolago, come lo chiamiamo noi oggi, un lago non più esistente, sulla cui sponda sorgeva questo centro urbano a pianta circolare. Lo studio dei pollini, delle piante che sono rimasti intrappolati nei sedimenti di questo paleolago, che noi abbiamo scavato e abbiamo datato con la tecnica del C14, ci hanno permesso di capire esattamente che tipo di piante, quindi che tipo di copertura, no, di vegetazione esisteva nella regione, studiando proprio i pollini che si trovavano nei diversi strati, nei diversi livelli dei secoli che si sono susseguiti appunto nella storia della città. Dal momento che, come tutti voi sapete, ogni pianta, come ogni specie animale, vive in un ambiente ecologico ben specifico, ben caratterizzato, con temperature che sono, insomma, di solito abbastanza stabili e determinate, siamo stati in grado appunto di ricostruire non soltanto la vegetazione, ma anche il clima che esisteva in epoca antica. Nel terzo millennio, la vegetazione, che vedete era una vegetazione così abbastanza rada, fatta di querce, fatta di ginepri e di cipressi, si chiama in gergo tecnico un bosco aperto, e di capire soprattutto, attenzione, questo è un aspetto che ci interessa molto, no, da vicino, l'impatto che l'attività produttiva, cioè l'agricoltura praticata dall'uomo, ha avuto nel corso dei secoli sull'ambiente naturale, no? Oggi quanto parliamo dell'impatto della firma antropica, dell'impatto dell'attività produttiva dell'uomo sull'ambiente, che viene trasformato e viene degradato come conseguenza, no, dell'inquinamento dell'attività produttiva dell'uomo. Ecco, non dobbiamo pensare che questa sia una problematica iniziata nell'ultimo secolo, negli ultimi due secoli, o diciamo a partire dall'Ottocento, cioè dalla rivoluzione industriale. In realtà l'uomo ha cominciato a impattare sull'ambiente almeno fin dal Neolitico, almeno fin dal decimo, nono, ottavo millennio avanti Cristo, e naturalmente più la tecnologia progrediva e più l'agricoltura si diffondeva, naturalmente maggiore è stato l'impatto. Guardate come cambia l'ambiente fra il terzo e il secondo millennio nella regione.
Nel secondo millennio avanti Cristo, la prima metà del secondo millennio, la città di Katna, che è da secoli entrata in una fase di sviluppo veramente impetuoso, vigoroso, sviluppo economico, sociale, culturale, delle relazioni internazionali, tanto da diventare, no, uno hub, una metropoli posta all'incrocio di vie carovaniere internazionali, quindi una forma, diciamo, di proto-globalizzazione delle relazioni commerciali, culturali ed economiche nell'Antico Oriente, si espande e diventa, da un più piccolo centro a pianta circolare, una grande città di 110 ettari di dimensioni, no, fortificata, e che viene costruita in parte nella sua porzione occidentale all'interno di questo lago, che viene quindi in parte prosciugato. Per sostenere naturalmente lo sviluppo demografico fortissimo di questa città, la popolazione cresce, è necessario fare che cosa? È necessario estendere l'area coltivata, che vedete prima era molto più limitata e che adesso invece si espande a dismisura. Naturalmente ogni operazione ha i propri costi e le proprie vittime. In questo caso le vittime sono appunto quegli alberi di querce, di ginepro, che costituivano il bosco aperto che caratterizzava il territorio nel periodo precedente, e naturalmente la biodiversità in termini di flora, ma anche di fauna, che caratterizzava quest'area umida, no? Il lago, che viene poi quasi completamente prosciugato alla fine del secondo millennio avanti Cristo. Quindi vedete, lo sviluppo di un centro urbano, allora come oggi, ha un impatto drammatico sul territorio, sui suoi equilibri, sull'assetto idrogeologico. Quanto si parla in Italia oggi di disastri idrogeologici, per cui queste bombe d'acqua che piovono improvvisamente, cadono dal cielo come conseguenza proprio dell'inquinamento ambientale, e che provocano alluvioni, queste alluvioni fulminee che devastano il territorio, disastrandone appunto l'assetto idrogeologico. Ecco, questo è un problema, e noi archeologi lo sappiamo bene, che l'umanità si trascina da secoli e da millenni. Ecco alcune fotografie per darvi un'idea dell'imponenza di questi, sono questi terrapieni, no? Sono dei terrapieni fatti di gettate di terra, di pietra e di sassi alti fino a 20-25 metri, delle vere e proprie montagne. Questo è l'angolo sud-est delle fortificazioni di Katna, e larghi 80-100 metri alla base. Immaginatevi cosa doveva voler dire nel 1800 avanti Cristo costruire dei terrapieni così monumentali di fortificazione con tecnologie tradizionali, in assenza di ruspe, in assenza di camion, in assenza di bulldozer, ma con lavoro a mano. Quindi una capacità straordinaria da parte di questi regni regionali della Siria di questo periodo, di mobilitare, di controllare, di gestire enormi masse di lavoratori. All'interno della città di Katna, la nostra missione congiunta italo-siro e tedesca ha portato alla luce numerosi edifici, primo fra tutti il grande palazzo reale, no? Che qui vedete, che era proprio il centro del potere, ma il centro anche dell'amministrazione economica, sociale e culturale della città di Katna, con i suoi enormi spazi cerimoniali. Guardate, questa era la grande sala delle udienze, perché era una sala coperta, immaginatevi, proporzioni enormi, 40 per 40 metri, con un porticato, vedete queste basi di colonne che girava tutto attorno, e al centro un'area scoperta a cielo aperto, e da qui si accedeva alla sala del trono, che si trovava in questo settore, dove il re teneva udienza e riceveva gli ambasciatori della Babilonia, gli ambasciatori dell'impero ittita, gli ambasciatori del faraone egiziano, quindi una rete diplomatica allora attiva più che mai.
Questo grande palazzo reale doveva naturalmente però vivere, si doveva approvvigionare di risorse fondamentali, prima fra tutte l'acqua naturalmente, e come lo faceva lo abbiamo scoperto nel corso degli scavi, perché questo palazzo costruito su di una collina calcarea ospitava al suo interno un pozzo carsico e vedete era scavato nel cuore della montagna fino alla falda acquifera che era piuttosto alta e che consentiva attraverso queste quattro rampe monumentali di scalini di basalto di scendere a una profondità di meno 25 metri rispetto ai pavimenti del palazzo per attingere l'acqua. E qui sul fondo del pozzo abbiamo fatto una scoperta straordinaria, perché abbiamo trovato tutte queste strutture lignee che costituivano la copertura di questo pozzo carsico, per cui le assi, il tavolato, il parquet, potremmo dire, del pavimento del palazzo e tutte appunto le travi che sostenevano il pavimento del palazzo appunto al piano terra. Sono state delle scoperte veramente eccezionali che ci hanno consentito di ricostruire molte cose, per esempio le tecniche di carpenteria utilizzate dai carpentieri della metà del secondo millennio avanti Cristo, ma naturalmente anche di ottenere datazioni, sempre grazie al nostro approccio interdisciplinare, datazioni precise di queste strutture di legno con la tecnica del carbonio 14, con la tecnica della dendrocronologia, di sapere quindi in maniera molto circostanziata in che periodo ci muovevamo. Ma abbiamo scoperto di più: le pareti di questo straordinario palazzo erano decorate con affreschi, un po' come i nostri palazzi medievali, rinascimentali, barocchi, no? Le cui pareti sono decorate con affreschi. Anche le pareti di questo palazzo erano decorate con straordinari affreschi. Qui vedete due tartarughe, ma ecco la cosa più importante sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione è che questi affreschi sono sostanzialmente identici o molto simili agli affreschi che decoravano le pareti dei palazzi minoici della Creta minoica della metà del secondo millennio avanti Cristo, quindi la Creta contemporanea, tanto da farci pensare che forse maestranze cretesi, pittori cretesi, artisti cretesi potevano essere all'opera nella grande corte reale di Katna, perché le corti reali allora, come nel passato più recente, pensate alle nostre grandi corti rinascimentali, fungevano anche un po' da magneti, no? Che attiravano artisti, artigiani specializzati, quindi pittori, affrescatori, artigiani che producevano sigilli, gioiellieri, medici anche di corte, lo sappiamo dai testi cuneiformi, che quindi convergevano su queste grandi corti degli stati territoriali e regionali della Siria, della Mesopotamia del secondo millennio avanti Cristo. Il lavoro paziente dei nostri restauratori ci ha consentito di ricostruire alcuni di questi affreschi. Quello che vedete era un paesaggio in miniatura con raffigurazione di palme in un paesaggio roccioso con delle erbe su queste, vedete, su queste spirali, su questi motivi a spirali tipici proprio dell'arte minoica, ma abbiamo anche rappresentazioni a Katna, nel palazzo di Katna, che come ricordate sorge nella Siria interna, quindi lontano, un centinaio di chilometri dal mare, abbiamo mare Mediterraneo, abbiamo però rappresentazioni appunto di delfini che nuotano nel mare, in tutto e per tutto simili alle rappresentazioni dei delfini che conosciamo dal famoso Megaron della regina, dal palazzo della regina appunto di Cnosso a Creta. Ma abbiamo trovato di più, abbiamo rinvenuto lo straordinario archivio reale, naturalmente per degli archeologi, per degli storici, peccato che non ci sia oggi il professor Zannini a parlarci di tutto questo, ma cercherò un po' più indegnamente di farlo io. Il ritrovamento di un archivio, soprattutto di un archivio di Stato, costituisce una scoperta straordinaria, perché ci informa, grazie proprio a queste tavolette che, come vedete, no, hanno questo colore in alcuni punti rosso e in altri punti nero, perché sono state bruciate e quindi cotte, e per questo si sono conservate così bene
fino a noi oggi, bruciate, dicevo, dal grande incendio che attorno al 1350 a.C. distrugge il palazzo reale di Katra. E ci sono i testi più diversi, ma fra questi, oltre a testi dell'amministrazione, testi di carattere economico che registrano le entrate, le uscite di tessuti, di stoffa, di bestiame, di metalli, eccetera, eccetera, la contabilità quindi di uno Stato, la ragioneria di uno Stato, vi sono però anche degli straordinari documenti politici, delle lettere inviate dal re di Katna all'imperatore dell'Egitto. Abbiamo anche lettere del re di Katna al faraone egiziano, quindi i documenti della cancelleria di Stato che ci consentono anche di dare un contributo notevole alla ricostruzione della storia e delle relazioni internazionali di questo periodo. Bene, queste tavolette cuneiformi erano conservate al piano terra del Palazzo Reale e sono crollate con tutto il contenuto, no? Tutti gli oggetti, le installazioni, i mobili che si dovevano trovare al piano terra del palazzo come conseguenza dell'incendio che l'ha distrutto attorno al 1350 a.C., sono crollati all'interno di questo corridoio sotterraneo che parte, vedete qui in alto, dalla sala del trono del palazzo e scende nelle viscere della collina di calcare su cui il palazzo era stato costruito per scendere giù nei sepolcri reali dove erano custodite le spoglie dei grandi sovrani di Katna. E di questo sepolcro straordinario veramente lo vedrete, vi parlerò fra un istante. Ma ecco, le tavolette cuneiformi, vedete, sono crollate quando il pavimento del piano terra è collassato all'interno di questo corridoio bruciato. E in questo corridoio bruciato noi abbiamo trovato le tavolette cuneiformi, no? Testi molto differenziati, fra cui appunto queste lettere dei sovrani di Katna, di importanza veramente straordinaria per la ricostruzione della storia. Ma veniamo all'ipogeo. Ipogeo significa tomba sotterranea, no? Perché vedete, è una tomba a più camere scavate nel cuore roccioso della montagna di Calcare, della collina, della bassa collina di Calcare, sulla cui sommità era custodito il palazzo. I sovrani di Katna venivano sepolti in questo ipogeo reale, che è stata, devo dire, una scoperta veramente epocale, perché, pensate, è stato il primo sepolcro reale scoperto intatto, cioè non saccheggiato in epoca antica oppure anche recente, dopo la scoperta della famosissima tomba del faraone egiziano del nuovo regno, Tutankhamen, scoperta nel 1923 da Howard Carter e Lord Carnarvon in Egitto, nella Valle dei Re a Luxor. Quindi una scoperta eccezionale, una tomba intatta dei sovrani di una grande dinastia medio orientale non era mai stata rinvenuta. A questa tomba si accedeva dalla sala del trono, perché era il re, proprio dal centro del potere del palazzo, doveva scendere almeno una volta al mese, ce lo dicono i testi cuneiformi, per compiere i riti funerari in onore dello spirito dei sovrani che lo avevano preceduto e che erano stati divinizzati e agivano come protettori della dinastia reale. Quindi, come tali, era necessario ingraziarsi un po' in favore di queste divinità mediante offerte. Al sepolcro ipogeico si accedeva attraverso questo lungo corridoio scandito da porte di legno di cedro. Noi abbiamo trovato proprio le cornici di legno di cedro carbonizzate, e poi attraverso scale a pioli si scendeva nel pozzetto di accesso, arrivando all'anticamera custodita da due statue di sovrani defunti e divinizzati in basalto, dalla quale si accedeva alla sala centrale della tomba, sulla quale si aprivano delle camere laterali. Questo, vedete, è il pozzo di accesso, questo è l'ingresso della tomba, no? Con le due meravigliose statue di basalto, ecco qui le vedete, di sovrani rappresentati tutti nella stessa posa, con una ciotola per le offerte
nella mano e che rappresentano proprio i sovrani idealizzati, naturalmente, defunti della dinastia e che divengono divinità protettrici della dinastia reale. Ecco, questo era il sepolcro, come si è presentato ai nostri occhi al momento della scoperta, intatto, non toccato, nessuno era entrato in questo sepolcro da 3.350 anni. Tutto il vasellame, tutte le offerte votive, tutti i corredi, gli ornamenti personali erano in loco dove erano stati deposti. Sono, come vedete, vasi in alcuni casi di pietra che vengono dall'Egitto, ancora una volta, no? Queste relazioni internazionali a largo raggio, ed erano vasi questi di terracotta che dovevano contenere offerte alimentari, perché naturalmente vi era una concezione di una vita che continua anche oltre la morte. La vita dei sovrani, dei defunti, continuava dopo la morte e pertanto era necessario deporre nella tomba contenitori di offerte alimentari che consentissero a questi sovrani di vivere nell'oltretomba. Bene, la cosa straordinaria è che noi conosciamo esattamente il contenuto di ciascuno di questi vasi. Come lo conosciamo? Lo conosciamo perché abbiamo fatto analisi chimiche dei residui di materia organica, di materia grassa in particolare, presenti sul fondo dei vasi, ci hanno consentito di capire che alcuni vasi contenevano birra, altri contenevano vino, altri vasi contenevano probabilmente yogurt o comunque insomma derivati del latte, e abbiamo avuto anche la fortuna di poter incrociare questi dati con delle piccole etichette, delle piccole tavolette cuneiformi che dovevano essere originariamente attaccate con cordini, tempo dei compostisi, al collo dei vasi, e che ci indicano proprio il contenuto di questi vasi. Su queste etichette in alcuni casi è scritto birra, in altri casi è scritto vino, e quindi possiamo incrociare, vedete, i dati delle nostre analisi interdisciplinari con i dati delle fonti. Questa è la camera funeraria principale, i sarcofagi dei sovrani, il contenuto dei sarcofagi, come vedete, con tutte le offerte votive, vasi, le ossa decomposte ormai, ma anche gli ornamenti, i gioielli che decoravano il corpo dei defunti. Guardate per esempio questa meravigliosa applique che veniva cucita, vedete, attraverso questi fori sulle vesti dei defunti, che rappresenta dei grifoni, il simbolo egiziano dell'Ankh, della vita. Quindi vedete una civiltà multiculturale, a proposito di quanto vi dicevo prima, e interconnessa a livello globale già nel secondo millennio avanti Cristo. Questo è un anello che doveva decorare i capelli, no? Vi si infilavano i capelli, si chiama anello crinale, decorava quindi la chioma delle principesse e regine di Katna. Un vasetto di corniola che è una pietra semipreziosa che viene dall'India nord-occidentale, quindi vedete rotte commerciali veramente globali e su lunga distanza. Guardate questa meravigliosa rosetta fatta di lapislazzuli. Il lapislazzuli veniva dall'odierno Afghanistan nord-orientale, dall'Asia centrale, e di nuovo di corniola dall'India, e oro proveniente dall'Anatolia. Il rivestimento in lamina d'argento rivestita di foglia d'oro di una faretra all'interno della quale abbiamo trovato ancora le punte di freccia di bronzo, con una meravigliosa scena di caccia, gioiellerie di tutti i tipi. Guardate questi coperchi meravigliosamente cesellati d'oro, questo medaglione d'oro con un motivo solare, e poi questo straordinario vasetto, probabilmente per unguenti, per cosmetici, in ambra proveniente dal Baltico, dalla regione dell'odierna Polonia del Nord, sul mare del Nord, della Danimarca, della Germania settentrionale, e che attraversavano con una rotta di itinerari molto fitti tutta l'Europa settentrionale, centrale e meridionale, arrivando al Mediterraneo orientale e da qui penetrando all'interno del Levante, della Siria, e raggiungendo le grandi corti reali del vicino Oriente. E poi questo straordinario oggetto, che probabilmente era la copertura di una scatola di avorio per cosmetici, con queste due favolose, veramente, guardatele qui in dettaglio, straordinarie anitre, guardate la cura
e la qualità artistica con cui è resa il piumaggio, il becco seghettato, no, delle anitre, e al centro la rappresentazione del volto della dea Hathor, una dea egiziana, a sottolineare ancora una volta proprio questo sincretismo, no? Questa comunione, messa in comune di simboli, di divinità che caratterizza il Mediterraneo orientale in questo periodo. Veramente una dimensione globale e internazionale straordinaria. Infine questa che noi chiamiamo la Monna Lisa di Capna, scoperta non nel Palazzo Reale ma in un altro palazzo che la nostra missione dell'Università di Udine ha scavato, un volto di una figura femminile, forse una rappresentazione di Hathor, caratterizzata sempre nell'iconografia tradizionale, no, da una parrucca. La parrucca forse era in un altro materiale, e gli occhi pure erano in calcare e l'iride invece in cristallo di rocca, e con volto meraviglioso, con questo sorriso, no, enigmatico, che lo caratterizza e che ancora ci parla dopo millenni. Come vi dicevo prima, lo scoppio della guerra in Siria ci ha costretti nel 2011 ad abbandonare lo scavo di quella straordinaria capitale regionale, internazionale dell'Oriente, che era Katna, e di spostarci nella regione del Kurdistan iracheno, nell'Iraq del Nord, dove la nostra missione opera già dal 2012, dove abbiamo ricostruito il paesaggio insediativo, gli insediamenti, no, esistenti in questa grande regione di 3.000 chilometri quadri, per darvi un'idea, più della metà dell'estensione della provincia di Udine, dove abbiamo scoperto quasi 1.100 siti archeologici prima interamente sconosciuti. Uno di questi siti è il sito di Faida, che si trova qui, dove la nostra missione ha compiuto proprio l'anno scorso una scoperta straordinaria, cioè la scoperta di un canale, e con questo concludo la chiacchierata di oggi, un canale scavato dalla roccia da un re assiro che si chiamava Sargon II e che regna fra il 721 e il 705 avanti Cristo, che ai piedi di una collina a nord della sua capitale scava un canale le cui pareti sono decorate con degli enormi monumentali pannelli scolpiti a basso rilievo che raffigurano le Abbiamo perso il segnale, chiedo alla regia se può darmi un riscontro su questo. Mi date un riscontro se ci sono dei problemi in regia? Se stavamo giusto finendo la conferenza, nel frattempo che recuperiamo la linea vi invito a fare delle domande via chat, così le possiamo, appena siamo in grado di ricollegarci con Daniele, possiamo porgli, possiamo discutere, possiamo affrontare le molte questioni che ci ha appena illustrato attinenti alla sua materia, che è l'archeologia. Sì, è caduta la linea, vediamo adesso se riusciamo a riconnetterci. Benissimo, allora nel frattempo che voi recuperate la linea con Daniele, lui può terminare la sua conferenza. Se intanto gli studenti che ci seguono vogliono cominciare a porre delle domande via chat, io poi assieme a Daniele le leggo, le commentiamo assieme. Penso insomma che il collega ha illustrato molto bene la sua materia, l'archeologia, quindi molti sono gli spunti. Come vedete è un po' diverso dal racconto rispetto a quello che voi magari nel vostro immaginario avevate attraverso i film di Spielberg, Indiana Jones. Però mi sembra altrettanto interessante e per certi aspetti, come vedremo, anche avventuroso, perché questa è una delle possibili domande che possiamo porre
a Daniele di che cosa significa vivere, viaggiare all'interno di questi territori che spesso nascondono diverse insidie, sono territori caldi, per certi versi anche pericolosi. Quindi possiamo anche chiedergli se ha incontrato delle difficoltà a livello politico, organizzativo, come ci si organizza in questi luoghi. Dalla regia siete riusciti nel frattempo a ricollegarvi con Daniele? Mi date un riscontro? Non vedo domande, ma vi invito ancora a fare delle domande, a porre delle questioni, così vediamo di concludere la nostra lezione. Naturalmente, se non ci sono domande, provo a porre io qualche questione, posto di riuscire a recuperare la linea con il collega, altrimenti avete a disposizione, direi, quasi il 90% della sua relazione ed eventualmente chiudiamo qui. Bene, Giorgia, vedo che ha rotto il ghiaccio, bene Monica e anche Tommaso, che siete i primi a intervenire, bene, sempre utile. Ottimo, Caterina, mi fa piacere, perché il primo intervento è sempre il più difficile, colui o colei che rompe il ghiaccio e poi invece si... è molto più facile avviare dopo il primo intervento il dibattito. Allora, se avete ancora un minuto di pazienza, io provo anche a sentirlo direttamente al telefono, così cerchiamo di capire se siamo in grado, datemi 2 minuti, se siamo in grado di recuperare la linea o meno, così non faccio perdere tempo. Il messaggio gratuito. Nemmeno... Il cliente l'ha richiamato. È stato rapito, portato in Medio Oriente di peso, no, non lo so, speriamo di no. Ma come avete sentito, il telefono è spento e diamoci solo qualche minuto di tempo per vedere se effettivamente recuperare la linea. Daniele, ben trovato. È caduta la connessione? Sì, è caduta la connessione. Stavo per raccontare le barzellette, non sapevo più come intrattenere. Mi dispiace, no, io non me ne sono accorto perché stavo facendo vedere il video. A che punto è caduta la connessione? Ho provato anche a chiamarti, abbiamo perso solo 2 o 3 minuti. Nel frattempo, come tu puoi vedere in chat, ho incoraggiato gli studenti anche a cominciare a porti, a farti delle domande, così poi le puoi leggere nei commenti che trovi a lato sulla destra e dopo vediamo di recuperare, di leggere assieme i commenti degli studenti, ma prima di tutto ti lascio la parola per recuperare il filo del tuo discorso e concludere la tua... Sì, certo, mi scuso molto, ma di solito la connessione non cade, ma ovviamente il diavolo esiste se per caso qualcuno avesse i dubbi e quindi si manifesta. Luca, ti chiedo che cosa avete perso, il video finale l'avete visto? No, non l'abbiamo visto il video finale, stavi appunto dicendo che ti stavi avviando alle conclusioni e subito dopo è caduta la linea. È caduta la linea. Allora, se non vi dispiace, vi faccio vedere questo video finale in cui vi faccio vedere, così perché sono convinto che piacerà agli studenti, le ultime fasi del nostro lavoro che ci ha visti spostarci dalla Siria all'Iraq come conseguenza appunto dello scoppio della guerra in Siria nel 2011. E quindi ci siamo spostati nella regione settentrionale dell'Iraq, nell'odierno Kurdistan iracheno, dove abbiamo ricostruito, studiato la storia dell'insediamento e dell'utilizzo delle risorse in una regione molto grande, 3.000 km quadri, no? Quindi per darvi un'idea,
più della metà dell'estensione della provincia di Udine, dove abbiamo ricostruito la presenza, no, di un fitto tessuto di insediamenti, città, villaggi rurali, che va dalla preistoria più antica fino ai giorni nostri. Uno di questi insediamenti che sorge qui è il sito appunto di Faida, dove l'anno scorso abbiamo compiuto una scoperta straordinaria, perché abbiamo scoperto un canale scavato, tagliato nella roccia da un re assiro che si chiamava Sargon II, che regnò fra il 721 e il 705 avanti Cristo, e che per irrigare la campagna circostante fece scavare questo canale, lungo le cui pareti abbiamo scoperto 10 straordinari pannelli scolpiti a basso rilievo, che adesso vi mostrerò in un video che però non commento perché ha una base musicale, e insomma le immagini sono molto d'impatto e quindi non le voglio disturbare con la mia voce. Ma ecco, questi 10 rilievi scolpiti sulla roccia della sponda del canale, che raffigurano il re Sargon in preghiera di fronte alle statue delle 7 divinità principali del Pantheon assiro montate sui loro animali simbolici. Questa è stata una scoperta veramente unica, che ci è valsa l'assegnazione dell'unico premio esistente al mondo che premia la più importante scoperta archeologica fatta nel mondo nell'anno precedente, quindi il 2019, e che adesso appunto vi presento in questo sito di Faida, che ahimè è un sito, come vedrete, anche fortemente minacciato dall'espansione delle attività produttive del vicino villaggio, e che va quindi protetto, tutelato e difeso per proteggere questo straordinario patrimonio culturale dell'umanità.
Eccoci qua. Bene, e con questo io vi ringrazio molto per l'attenzione e concludo, perché non vi voglio tenere troppo incatenati e rischiare di annoiarvi, e sarò felice naturalmente di rispondere a tutte le domande che mi vorrete porre. Bene, allora se sei d'accordo possiamo passare a una fase più dialogica. Molte sono le domande, nel frattempo mi è arrivato anche il suolo in faccia, ma vediamo di sopravvivere anche a questo. Allora, molte le domande, come puoi vedere nella chat, nei commenti che trovi sulla destra, Tommaso chiede una chiarificazione. Intanto vi ringrazio per le domande e vi invito naturalmente a porne anche, a farne anche altre. Chiede una chiarificazione fra un dato archeologico. Qual è la differenza tra un dato archeologico e un documento d'archivio? Si può dire che uno è oggettivo e l'altro, mentre l'altro è interpretabile, entrambi però servono alla storiografia. Sì, la trovo una definizione sicuramente molto, molto corretta. Certo, un documento d'archivio, come può essere una tavoletta cuneiforme in ambito mesopotamico, così vicino orientale, o un papiro egiziano, naturalmente rappresenta una fonte storica oggettiva, mentre invece, come giustamente osservava lo studente, un dato archeologico, un oggetto della cultura materiale o anche un ecofatto, per esempio, no? Le ossa degli animali che noi siamo in grado di far parlare, o meglio, gli archeologi sono in grado di far parlare, sono naturalmente, fonti di informazioni straordinarie anch'esse, ma certo passibili ovviamente di maggiore incertezza, di maggiore così difficoltà di interpretazione, anche se naturalmente, come tutti noi sappiamo, anche i testi storici non sono affatto scevri molto spesso da difficoltà di interpretazione. Quindi, però ecco, la cosa che mi interessa che passino di fronte agli studenti è che anche i dati appunto della cultura materiale, i dati archeologici in senso stretto, se opportunamente contestualizzati dal punto di vista storico, diventano delle fonti straordinarie per la ricostruzione della grande storia. Bene, allora chiedo un aiuto anche dalla regia per porvi, per visualizzare le domande. Torno a riaccendere la telecamera, le puoi vedere anche tu. C'è Monica che ti chiede se puoi dirci qualcosa in più sulla scrittura delle tavolette. Certo, le tavolette di Katnavej è un archivio straordinario, perché oltre a queste lettere, per esempio, no, scritte dal re di Katna all'imperatore, al grande re dell'impero Ittita, una di queste lettere, fra l'altro, ci dà un'informazione che ci mancava, perché menziona la caduta, no, di un grande impero dell'epoca, della metà del secondo millennio, l'impero di Mittanni, che cade, collassa definitivamente nel XIV secolo, e in questa lettera scritta al grande re Ittita, il re di Katna dice: Mittanni è finito. E quindi questo insomma ci dà un'informazione notevole. Però abbiamo testi molto diversi, testi di carattere amministrativo, no? I testi che ci si aspetta, no? Dalle burocrazie, dalle cancellerie di qualsiasi entità statale, ma abbiamo anche inventari di tipo cultuale, per esempio una serie di testi che sono chiamati gli inventari di Katna, che contengono la descrizione di tutti i gioielli, un elenco interminabile di gioielli che dovevano essere meravigliosi, in oro e in pietre semipreziose, che facevano parte della dotazione della dea Belete Kalli, la signora del palazzo, che era una divinità che doveva avere una cappella all'interno del palazzo di Katna, nella cui sacrestia erano custoditi questi gioielli, evidentemente non conservati, non giunti fino a noi, ma quello che è giunto fino a noi sono gli inventari del tesoro della dea, che ci consentono di farci un'idea anche della ricchezza straordinaria e della straordinaria anche raffinatezza delle corti dell'epoca, quasi insomma delle corti, diciamo, proto-rinascimentali, molto fra virgolette, dell'Oriente Antico del secondo millennio.
Bene, Giorgia ti chiede se Sargone il Grande era un sovrano. Ecco, abbiamo già messo in regia domanda, è un sovrano a carico oppure anche un sovrano della stessa città? C'è un caso di omonimia. Allora, Giorgia è molto informata, è una vasta preparazione storica. C'è un grande Sargon il Grande, come lo definisce giustamente lei, che è il fondatore della dinastia accadica, che regna in Mesopotamia fra il 2350 e il 2150 a.C., quindi prima di Katna. E questo Sargon fu il primo fondatore del primo impero mesopotamico, il primo impero della storia, anche se vogliamo, che dava un'unità politica a una regione molto vasta della Mesopotamia meridionale, centrale e settentrionale. Il Sargon invece di cui parlavamo noi oggi è Sargon II, è invece un grande sovrano assiro che regna fra il 721 e il 705 a.C., quindi più di 1500 anni dopo, ed è il sovrano che fece scavare questo canale a Faida in Iraq del Nord, quindi niente a che fare con Katna invece è in Siria, e che fece scolpire lungo questo canale questi straordinari rilievi che noi abbiamo scoperto l'anno scorso e che avete visto nel filmato. Benissimo, intanto ringrazio Tommaso, Monica e Giorgia per le loro belle domande. Caterina ti chiede, è così difficile trovare qualche sepoltura non ancora intaccata dalle altre, da altre persone? È probabile che succederà ancora? Cara Caterina, la domanda del secolo, sì, è tanto difficile. Ti basti sapere che in tutto l'Egitto faraonico, nelle numerose tombe dei sovrani egiziani scoperte nella necropoli occidentale, no, nella Valle dei Morti a Luxor, è stata scoperta una sola tomba faraonica intatta, peraltro la tomba di un faraone minore, morto molto giovane, circa 18 anni, che è appunto il famosissimo Tutankhamen, sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro. E quella è l'unica tomba faraonica rinvenuta intatta, perché le altre erano tutte saccheggiate. Quindi sì, la scoperta di un sepolcro regale intatto è una scoperta veramente epocale, perché naturalmente dal momento che in queste sepolture si concentravano quantità di oggetti, soprattutto ornamenti personali, in materiali preziosi, soprattutto oro e pietre preziose, naturalmente queste sepolcre reali sono sempre stati fatti oggetto di tentativi di saccheggio fin dalle epoche antiche. Sappiamo dalle fonti egiziane, per esempio, che nella Valle dei Re a Luxor esisteva un servizio di guardiania per 365 giorni l'anno e anche di notte, per proteggere le tombe dei faraoni da bande di scavatori clandestini già contemporanei che entravano in azione subito dopo la sepoltura dei faraoni. Quindi è un problema così di lunga tradizione. Daniele, Chiara ti chiede un'ulteriore precisazione, un ulteriore commento riguardo al canale di Sargon. Per quanto tempo fu attivo e utilizzato? Dunque, il canale fu utilizzato per poco tempo, per poco più di un secolo, perché nel 612 a.C. l'impero assiro collassa, viene abbattuto dopo che la sua ultima capitale, Ninive, all'interno dell'odierna città di Mosul, quindi 40 chilometri a sud del canale di Faida, viene saccheggiata e devastata dopo lungo assedio dalle truppe babilonesi, e l'impero collassa, e con il collasso dell'impero naturalmente anche la sua struttura amministrativa di funzionari periferici che gestivano queste grandi reti di canali, perché non c'era soltanto il canale di Faida. Il canale di Faida si iscrive in un sistema di irrigazione regionale voluto dai re assiri nell'entroterra di Ninive per approvvigionare la città di acqua e per aumentare la produttività agricola della sua campagna, ed era un sistema enorme, no? 250 chilometri di lunghezza di canali, dighe, sbarramenti, acquedotti, i primi acquedotti in pietra della storia dell'uomo. Gli acquedotti più antichi non sono gli acquedotti romani, come noi spesso con la nostra visione molto eurocentrica della storia dell'uomo
e che riteniamo i più antichi, in realtà gli acquedotti romani sono stati preceduti ben 4 secoli prima dagli acquedotti costruiti dagli Assiri. E quindi tutta questa sofisticatissima rete di canali di irrigazione collassò quando venne a mancare, diciamo, la struttura amministrativa che ne garantiva il funzionamento, che ne garantiva la manutenzione quotidiana, e quindi rapidamente i canali si colmarono di terra e in questo modo i rilievi che decoravano le loro pareti furono protetti e si sono conservati fino ad oggi. Bene, Daniele, allora ti riporto la domanda di Paolo Badalotti, che ti chiede: possiamo affermare che il commercio dei tessuti fosse il più, tra virgolette, mediterraneo di tutti? Il commercio dei tessuti? Sì. Sì, no, ecco, mediterraneo, non capisco in che senso mediterraneo, ma sicuramente il commercio dei tessuti era uno dei commerci più attivi nell'Oriente. Addirittura pensate che noi abbiamo... all'epoca in cui Katna aveva raggiunto così l'apogeo del suo splendore, quindi tra il 1800 e il 1900, 1800 e 1700 avanti Cristo, esisteva una rete commerciale che dall'Iraq arrivava in Turchia e portava con carovane di asini che raggiungevano la Turchia dalla valle del Tigri tessuti prodotti in Mesopotamia, stagno che proveniva dall'Asia centrale e che serviva in lega con il rame per produrre il bronzo, e lo stagno e i tessuti venivano esportati in Anatolia, nel cuore dell'odierna Turchia, in cambio di rame, in cambio di oro, in cambio di argento. E abbiamo gli archivi di questi mercanti assiri che dalla Mesopotamia si recavano in Anatolia, solitamente il capofamiglia rimaneva in Assiria e il figlio maggiore si recava in questi fondaci commerciali, in queste colonie commerciali in Anatolia, e all'interno delle case di questi mercanti gli archeologi hanno trovato gli archivi familiari di queste imprese commerciali familiari basate sul principio proprio economico del profitto, che portavano, commerciavano tessuti e stagno di origine centroasiatica in Turchia, ricevendo in cambio dalle popolazioni locali oro, argento e rame. Daniele, senti, Tommaso Pascolo ti fa un'altra domanda. A questo punto vedo che è appassionato di archeologia e quindi si iscriverà a archeologia e presto diventerà anche lui un archeologo come te. A cosa è dovuto la scarsezza di ritrovamenti di archivi antichi, intendo quelli conservati su materiali durevoli? Che impatto hanno eventuali conquistatori sulla vita degli archivi? Dunque, la limitata sopravvivenza fino ad oggi degli archivi antichi è dovuta alla deperibilità, cioè alla fragilità intrinseca dei materiali su cui i testi erano scritti. Rimanendo al mondo orientale antico, mesopotamico, siriano e anatolico, i testi erano scritti soprattutto su tavolette di argilla che venivano incise con uno stilo di canna, e venivano poi, dopo essere state incise, iscritte, venivano esposte al sole per asciugarsi, per indurirsi, ma nella maggior parte dei casi non venivano cotte. Le tavolette di Katna che abbiamo visto oggi sono state cotte secondariamente dal fuoco dell'incendio che devastò il palazzo reale di Katna, e per questo si sono conservate così bene, ma la maggior parte delle tavolette non era cotta, e quindi soltanto una percentuale minima delle tavolette prodotte dalla cultura mesopotamica fra, diciamo, l'inizio del terzo millennio avanti Cristo, anzi la fine del quarto, quando la scrittura cuneiforme compare, fino al momento in età ellenistica in cui la scrittura cuneiforme viene abbandonata, ecco, la percentuale di tavolette cuneiformi dovevano essere originariamente centinaia di migliaia e che è sopravvissuta fino ad oggi è molto limitata. Ciò nonostante, negli archivi cuneiformi delle grandi capitali della Mesopotamia antica sono state rinvenute quantità enormi di tavolette, a Ninive circa 20.000 tavolette, nell'archivio reale di Ebla, una delle più grandi scoperte dell'archeologia italiana nel mondo. Ebla, un grande regno della Siria della seconda metà del terzo millennio avanti Cristo, scoperto da Paolo Mattie, che molti dei ragazzi conosceranno, sono state scoperte anche circa 20.000 tavolette.
negli archivi dei mercanti assiri in Anatolia c'erano 18.000 tavolette cuneiformi, quindi sono numeri veramente consistenti, ma sono proprio la punta di un iceberg che originariamente doveva esistere e che in parte non è sopravvissuto fino ad oggi, proprio per la fragilità dei materiali scrittori. Bene, intanto grazie Tommaso Pascolo per le belle domande e grazie anche a Ilaria che ci segnala esattamente il punto in cui si è interrotta la linea, dimostrando così di essere molto attenta. Poi ti chiedono di cosa parlavano queste tavolette, se puoi dirci. Sì, beh, le tavolette di Catra, un po' ho in parte già risposto prima a questa domanda, c'erano lettere, c'erano testi di carattere economico, c'erano appunto gli inventari della Dea, ma nel testi scritti in cuneiforme adesso in generale, no, che sono stati rinvenuti fino ad oggi, troviamo veramente i testi più disparati e più diversi. Abbiamo anche testi di carattere scientifico, testi matematici, la dimostrazione del teorema di Pitagora, quello che noi conosciamo come teorema di Pitagora, si trova in tavolette cuneiformi già dall'inizio del primo millennio avanti Cristo. Abbiamo testi magici, testi oracolari, testi letterari. Ecco, pensate, tutti i ragazzi lo conosceranno senz'altro, il grande poema epico di Gilgamesh, con la storia del diluvio che poi è passata nella Bibbia in Genesi attraverso la cattività babilonese degli ebrei e che quindi è confluita nella nostra vastissima e straordinaria tradizione giudaico-cristiana, ma che ha radici mesopotamiche proprio in questo, nella narrazione del diluvio contenuta nella quinta tavoletta del poema di Gilgamesh scoperto nella biblioteca del re Assiro, Assurbanipal a Ninive. Quindi ci sono testi letterari, iscrizioni annalistiche, cronache storiche, anche testi satirici e umoristici, indovinelli, insomma veramente tutti i generi letterari che conosciamo anche noi oggi. Mancano soltanto forse le vignette, ma ecco, certo, testi satirici, umoristici sono ben documentati. Ti riporto le domande di Luigi Petrarca, che non so come interpretare, che ti chiede un chiarimento sull'etnocentrismo e la purezza delle razze, e anche ti faccio la domanda di Adriano Morandini, ti riporto la domanda di Adriano che ti chiede se si può confermare, se è confermato che alcuni faraoni egiziani si sono recati di persona a Capna. Ecco, parto da Luigi Petrarca, etnocentrismo, purezza delle razze, sì, adesso non mi è ben chiaro che contesto lo collochi e come si colleghi a quanto io ho detto fino a questo momento. Insomma, non posso che dire naturalmente che il tema della purezza della razza, anzi quando ci si riferisce al genere umano, il termine stesso razza è un termine non soltanto simbolicamente, ideologicamente improprio, ma un termine scientificamente esatto. Come diceva Einstein, conosco una sola razza, il genere umano. E per quanto riguarda invece la domanda di Adriano Morandini, non sappiamo di preciso se qualche faraone del Nuovo Regno si sia recato a Katna. Quello che però sappiamo con certezza è che molti materiali provenienti dalla corte faraonica venivano inviati dall'Egitto a Katna come donativi, come doni di corte, come regali diplomatici, e sappiamo anche che i faraoni egiziani, a partire dal grande Tutmosis III e poi per continuare con Ramsete II, eccetera, fecero numerose campagne militari nella regione della Siria, anche molto vicino a Katna, per cui non è da escludere in assoluto che un faraone egiziano poi sia stato ricevuto, si sia recato appunto a Katna, anche se non abbiamo evidenze precise e dirette. Elisa Gregoratti ti pone una questione credo a te cara: quali strumenti e precauzioni vengono adottati per contribuire alla salvaguardia di questi importanti siti da predatori o conflitti che possono distruggerli o rovinarli irrimediabilmente? Ecco, è una domanda eccellente qui, Elisa, veramente tocca un punto molto dolente, no? Avete visto il filmato
che vi ho fatto vedere su Faida, che si conclude con queste drammatiche immagini scioccanti dell'ISIS che fa esplodere il palazzo del re Assiro Assurnasirpal II a Nimrud, una delle più antiche capitali della Siria, tutto molto vicino al canale di Faida, l'area in cui lavoriamo. Certo, questo è un tema complicatissimo, difficilissimo, perché come sapete le guerre mietono vittime umane, ma distruggono naturalmente anche il patrimonio culturale, e questo noi europei lo sappiamo benissimo. Pensate alle grandi distruzioni delle nostre città europee durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che hanno distrutto monumenti innumerevoli. Pensate, così, uno fra tutti, il bombardamento a tappeto di Dresda nel febbraio del 44, che ha distrutto tutta questa straordinaria città barocca, radendola completamente al suolo. Gli strumenti che si possono applicare sono molti. Il primo e più importante sarebbe la prevenzione, naturalmente, dei conflitti, ma adesso sarebbe molto lungo entrare in dettaglio, però io mi soffermerei soprattutto su un aspetto, e cioè sull'aspetto della collaborazione, cooperazione internazionale, cioè sul concetto sul quale non si ritorna, secondo me, mai abbastanza, che il patrimonio culturale può essere protetto in maniera efficace soltanto se le comunità, che sono le prime beneficiarie di un patrimonio culturale, sono consapevoli della ricchezza che hanno, numero uno. Numero due, sono consapevoli che loro stanno custodendo un patrimonio che non è loro. Il Colosseo non è dei Romani, il Colosseo non è degli italiani, ma è un patrimonio culturale dell'umanità che Roma e l'Italia hanno il dovere di proteggere e valorizzare per conto dell'intero genere umano. E quindi la cosa che noi archeologi dobbiamo fare è costruire la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale presente in queste comunità, in questo caso dell'Iraq, trasmetterlo bene, farlo comprendere, di modo che le comunità locali siano le prime garanti, le prime protettrici di questo patrimonio culturale, perché soltanto in questo modo è possibile difendere i siti, monumenti archeologici e non, dal vandalismo, dalla distruzione, per esempio, determinata dal crescere delle città, dei centri urbani, dal crescere delle attività produttive, perché ricordiamocelo sempre, le distruzioni più gravi non sono quelle causate dal terrorismo fondamentalista che abbiamo visto. Quelle certo sono eclatanti, ci scioccano, ci lasciano sbigottiti, ma più grave forse in qualche modo è la distruzione silenziosa, quotidiana, dei siti archeologici, dei monumenti, per incuria, vandalismo, sviluppo incontrollato dello sfruttamento delle risorse, che avviene giorno dopo giorno in tutto il mondo, e che è molto più strisciante, molto più silente, ma alla fine, facendo i conti, anche molto più devastante. Bene, in parte, anzi, hai già risposto anche a Elisa, che ti chiedeva come fanno le ricerche sul posto a procedere nonostante il vandalismo da parte dei fondamentalisti. Insomma, hai appena risposto implicitamente a questa domanda. Ad Arken chiedo di riformulare la sua domanda, perché non mi è chiarissima, se può, se è possibile. Non so se a te, Daniele, invece è chiara. Che ti, fondamentalmente ti chiedeva, ti pone una domanda... Sei come indeciso studioso di archeologia, mi sto chiedendo il perché più che il cosa dell'archeologia. Non so bene come intendere e interpretare queste sue parole, ma se può, non so se vuoi rispondere. Non lo so, forse all'inizio della nostra chiacchierata ho detto qualche cosa a questo proposito. Il perché dell'archeologia? Beh, ecco, il perché dell'archeologia è quello di capire l'altro, di conoscere l'altro e di fare tesoro quindi della diversità culturale, che è il vero valore della cultura umana, proteggerlo e trasmetterlo alle generazioni future. Ecco, quindi più che il che cosa, che sito archeologico si scava, è il perché appunto noi scaviamo. Ti chiede anche consiglio di lettura. Qualche libro, se puoi consigliare. Questo effettivamente magari
alla fine della nostra chiacchierata, sì, potresti dare qualche suggerimento? Effettivamente questa è una buona domanda. Qualche consiglio di lettura ai più giovani, come magari possono cominciare ad approcciarsi alla tua materia, attraverso quali letture? Certo, certo. Francesca ti chiede, ci può dire ancora qualcosa riguardo a quei bellissimi affreschi con soggetto vegetale nel Palazzo Reale di Catania? Dunque, Francesca si riferisce a questi bellissimi affreschi minoici, no? diciamo minoizzanti, no? Di tradizione minoica. Sì, in effetti sono state una scoperta proprio straordinaria, e la sua domanda di Francesca mi consente un po' di soffermarmi un po' di più e chiarire questo aspetto, perché sono affreschi che sia dal punto di vista tecnico, cioè non sono pitture a secco applicate su un intonaco di calce, ma sono proprio pitture eseguite con la tecnica dell'affresco che fino a quel momento nel mondo orientale non era conosciuta, perché tutte le pitture parietali dei periodi precedenti che noi troviamo su palazzi, per esempio, e templi, sono pitture a secco su intonaco di calce. Queste invece sono pitture a fresco, quindi su un intonaco di calce, no, ancora bagnata, si applica il colore che viene assorbito dalla calce. Questa è una tecnica non orientale, ma invece tipicamente minoica. Noi la conosciamo benissimo dai palazzi minoici di Cnosso, Santorini di epoca minoica e molti altri, che in questo periodo, proprio alla metà del secondo millennio, si diffonde, no, un po' in tutte le corti, non soltanto dell'Egeo, ma anche del vicino Oriente, le corti del Levante. La troviamo a Katna, la troviamo in altri siti, giù, fino addirittura anche a siti archeologici del delta del Nilo, dove c'è un famoso sito archeologico, Tel Daba, la Avaris delle fonti scritte egizie, dove appunto c'è un palazzo decorato con affreschi che rappresentano addirittura gli esercizi acrobatici di danzatori acrobati sui tori, un tema quindi tipicamente cretese e minoico. E questo ci dimostra che cosa? Ci dimostra proprio quello cui facevo cenno prima, cioè come queste corti reali dell'Egitto, della Siria, del Libano, dell'odierna Israele, Palestina, fossero proprio dei catalizzatori che, un po' sul modello che noi conosciamo molto meglio delle corti rinascimentali italiane, attiravano gli artisti, gli artigiani più specializzati, le competenze e i saperi più diversi. Abbiamo fonti cuneiformi che ci parlano anche di scambi di medici specialisti che i grandi re dell'Oriente, il re Tita e il faraone dell'Egitto, si fanno. Il faraone dice: mandami per favore un medico che mi serve per curare questa malattia che i miei medici non sanno curare. Quindi le corti reali come centri di progresso, di sviluppo tecnologico, di sviluppo anche artistico e culturale, di sviluppo dei saperi, come motori anche in qualche modo della ricerca e della sperimentazione. Tutto questo è dimostrato per esempio dagli affreschi di tipo minoico, per soggetto, iconografia, stile, ma anche per tecnica, che troviamo sulle pareti del Palazzo Reale di Catania. Bene, ti riporto le ultime due domande, il nostro tempo ormai quasi esaurito. Ti riporto le ultime due domande e poi ti chiedo se appunto potevi darci qualche indicazione, qualche suggerimento di carattere bibliografico. Nicole ti chiede: ma cosa vi ha portato a studiare la città di Katna? C'è stata qualche segnalazione da parte degli abitanti del luogo? E Giorgia ti chiede: cosa vi ha spinto a scavare nel canale del sito di Faida? Allora, dunque, Katna era un grande sito archeologico che, come avete visto dalle foto aeree che vi faccio vedere, era talmente monumentale che non poteva sfuggire all'attenzione di archeologi. Ma noi, cioè, molto di più, conoscevamo già molto di Katna perché negli anni 20 del secolo scorso, all'epoca del mandato francese sulla Siria, un archeologo
che proveniva da una carriera militare, era un tenente dell'Armée du Levant, dell'esercito in Siria francese, Robert Dumesnil de Buisson, aveva condotto 4 campagne di scavo a Katna. Quindi fu lui il primo scavatore di Katna, in questo senso, no, la palma di scopritore di Katna da Robert Dumesnil de Buisson, che negli anni 20 individua una piccola parte del palazzo di Katna, conduce degli scavi, trova i famosi inventari della dea del palazzo di Katna con questa descrizione di questi meravigliosi gioielli di cui vi ho parlato prima, e quindi per noi Katna era già un sito archeologicamente in parte conosciuto, anche se scavato naturalmente con i metodi e le tecnologie degli anni 20 del secolo scorso, per cui insomma, la ripresa degli scavi ha consentito di lavorare in un sito di importanza già sicura, in parte già noto, di cui conoscevamo già il nome antico, perché negli archivi e negli inventari della dea di Katna scoperti da Dumesnil de Buisson c'era appunto il nome anche della città, e quindi sapevamo che Katna era lì piuttosto che in un altro sito, e quindi questo ci ha portato a Katna. Nel caso invece di Faida, Daniele, si è interrotta nuovamente la linea. Proprio sul più bello. Allora, chiedo nuovamente aiuto alla regia, se potete recuperare nuovamente, chiedo scusa, ma naturalmente, come voi sapete benissimo, visto che ci seguite da casa, anche noi all'università siamo costretti a fare lezione in remoto. Questi incontri erano stati pensati come ogni anno erano stati organizzati in presenza al Teatro Palamostre di Udine. Da 7 anni facciamo a questa parte, facciamo sempre questi incontri con voi, con le scuole, grazie anche a Damiano Cantone che segue e cura questa parte. Mi scrivono dalla regia che stanno cercando di recuperare. Eccoci qua, scusate. Eccoci qua, infatti. Ho sempre la stessa barzelletta di prima, ma per esattamente, bravo. Perché non sono capace di farlo. Ma no, stavo invece raccontando che questi incontri da 7 anni a questa parte li organizziamo in teatro, e naturalmente anche per noi c'è un disagio anche all'università, che stiamo facendo le lezioni, non solo loro alle scuole superiori sono in remoto, ma anche noi all'università siamo in remoto, e l'intero festival è passato in remoto, in questa modalità a distanza. Per 7 anni abbiamo sempre organizzato gli incontri con le scuole al Teatro Palamostre di Udine, dove effettivamente è molto bello quando si crea questa forma dialogica, di dibattito con i ragazzi delle scuole superiori, dove il relatore può interagire direttamente a teatro con i ragazzi. Daniele, ti ridò la parola, così puoi concludere e anche dare qualche suggerimento di lettura. Sì, stavo parlando, credo, della scoperta dei rilievi di Faida, che noi abbiamo fatto nel 2012, però abbiamo scavato soltanto nel 2019, questo perché, come tutti ricorderete, nel 2014 c'è stata la conquista della non lontana città di Mosul, solo 40 km a sud di Faida, dove lavoriamo, da parte dell'ISIS. Mosul era diventata l'altra capitale del califfato islamico assieme a Raqqa in Siria, quindi questo ci ha suggerito, evidentemente, dopo aver visto le terribili distruzioni del patrimonio culturale perpetrate dall'ISIS, ci ha suggerito di lasciare questi rilievi di cui noi conoscevamo l'esistenza, perché li abbiamo trovati durante la nostra ricognizione di superficie, e ci siamo accorti che lì esisteva un canale che noi avevamo visto nelle foto satellitari, perché si lavora molto su immagini
telerilevate da satellite. Siamo andati lì nel 2012 e abbiamo notato che dal riempimento di terra di questo canale spuntava la parte superiore di questi rilievi, no? La cornice superiore che spuntava dal riempimento di terra del canale che si era colmato con la terra, i detriti, le pietre erose dal fianco della montagna che gradualmente l'avevano colmato. Quindi avevamo capito che lì ci doveva essere qualche cosa, che c'erano dei rilievi assiri perché spuntavano fuori in alcuni casi le punte delle corone delle divinità assire che avete visto prima, ma il califfato, la presenza del califfato ci ha costretti a posticipare, diciamo, la scoperta dei rilievi. Nel 2017, come sapete, il califfato islamico dell'ISIS è collassato, almeno nella sua proiezione territoriale, e così nel 2019 è diventato possibile scavare questi rilievi in sicurezza senza rischiare che poi questi venissero distrutti dalla follia, come dire, iconoclasta dell'ISIS. Qualche suggerimento di lettura? Qualche suggerimento di lettura? Sì, sicuramente io raccomanderei ai ragazzi uno splendido libro, uno splendido manuale, anzi due libri. Il primo è un manuale scritto da uno dei grandi maestri dell'archeologia anglosassone assieme ad un collega. I due autori sono Colin Renfrew e Paul Bunn, che hanno scritto un libro tradotto anche in italiano intitolato Archeologia, teoria, metodi e pratica. Ecco, questo è un libro bellissimo, scritto in maniera estremamente semplice, non tecnica, che costituisce veramente un utilissimo avviamento, un'utilissima introduzione all'archeologia, che spiega quali sono gli obiettivi, gli scopi, le metodologie e le tecniche che vengono utilizzate in questa archeologia, che sempre di più è una scienza del futuro, sempre di più è una disciplina, una scienza interdisciplinare. E poi la seconda lettura che vi voglio raccomandare, ne potrei citare mille, ma che insomma anche il Côté romantico ha il suo fascino, l'intramontabile libro di Ceram, Civiltà sepolte, che rappresenta sempre un grande classico di lettura godibilissima, una grande avventura dell'archeologia con la descrizione delle scoperte dell'archeologia più straordinarie, inclusa quella della tomba del faraone Tutankhamen, e che è una narrazione veramente avvincente e di sicuro successo per i ragazzi. Grazie Daniele, il nostro tempo è esaurito. Daniele Morandi, uno dei maggiori e più importanti archeologi italiani. Vi segnalo anche l'incontro di oggi alle 18, di questo pomeriggio. Qui dall'archeologia passiamo alla filosofia, la mia materia, con Umberto Curi, uno dei filosofi più noti e uno dei protagonisti del pensiero filosofico italiano. Ci occuperemo di cinema, di filosofia e cinema, oggi alle 18. Grazie a Daniele, grazie a voi per le vostre domande, per la vostra partecipazione e per la vostra attenzione. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a te per l'invito e grazie mille ai ragazzi e ai docenti per essere stati presenti così numerosi e per le domande, tutte molto intelligenti, che hanno denotato, insomma, grande comprensione dei temi che io ho cercato di comunicarvi. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti e buon fine settimana. Arrivederci.